Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IG Vault è il sito che va per voi e con il codice FootItaliaChannel avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, sono Lepita e siamo qui con la prediction del 30° Team of the Week di FIFA 16. Siamo arrivati a cifra tonda. Fortunatamente la sosta per le nazionali è terminata ed abbiamo di nuovo l'imbarazzo della scelta nel selezionare gli ipotetici in forma della settimana. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere chi potrebbe essere presente nei 23 giocatori della settimana secondo noi. In porta troviamo René Adler, il portiere dell'Hamburgo che effettua ben 8 salvataggi e mantiene la porta imbattuta nella 0-3 in casa dell'Hannover. Guadagnerebbe in questo modo la sua seconda carta in forma. Nel trio di difesa potrebbero esserci Héctor Bellerín, il terzino spagnolo dell'Arsenal, che segna il terzo dei 4 gol rifilati al Watford ad inizio secondo tempo, carta da secondo in forma per lui. Poi abbiamo David Luiz del PSG, che nonostante sia già campione di Francia continua a dare spettacolo. Per il difensore brasiliano un gol ed un assist nella vittoria per 4-1 ai danni del Nizza. Ed infine abbiamo Morgan del Leicester, che segna il gol partita contro il Southampton, consentendo ai suoi tifosi di continuare a sognare. Sulla linea di metà campo potremmo trovare Hakim Ziyech del Twente, che segna una doppietta nel 2-3 in casa del William II, e Bruno Fernandes, il centrocampista portoghese dell'Udinese che nonostante sbagli un rigore riesce a segnare 2 gol, uno sempre sul rigore e l'altro in acrobazia, con la porta del Napoli lasciata praticamente vuota da Gabriel. Fernandes trova nel Napoli la sua vittima sacrificale. Dei 10 gol segnati in Serie A, 4 li ha messi in segno proprio alla squadra partenopea. Carta da informo comunque che sarebbe davvero meritata. Sulle fasce abbiamo invece Pedro del Chelsea, che mette a segno gli ultimi 2 gol nel poker che i Blues hanno calato in casa dell'Aston Villa, guadagnando in questo caso la sua seconda carta inform. E poi abbiamo Tyson, il brasiliano dello Shakhtar, che ne segna 3 nella valanga di gol, esattamente 8, che vengono rifilati al Metalist, che aveva creato un'illusione col momentaneo gol dell'1-1 prima del collasso. In attacco potrebbero esserci delle cose davvero interessanti, iniziando da Eder, l'attaccante portoghese del Lille, che fa tutto lui, segna 2 gol e fornisce un assist nello 0-3 in casa del Nantes. Poi abbiamo Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid, che mette a segno 2 gol e fornisce un assist per Terrier nel 5-1 rifilato al Betis. Quarta carta in form per lui, ma sesta carta rilasciata contando l'upgrades e la carta col cambio di posizione. Ed infine abbiamo lui, l'inesauribile Zlatan Ibrahimovic, che porta a casa l'ennesimo pallone segnando una tripletta anche al Nizza. Non ci sono più parole per descrivere la grandezza di questo calciatore, ed infatti questa per lui sarebbe la settima versione rilasciata e la quarta carta in forma. Seduti in panchina invece troviamo Foster, il portiere del West Brom, che effettua ben 7 parate mantenendo il risultato sullo 0-0. Poi abbiamo Danny Da Costa dell'Ingolstadt, che confeziona 2 assist nella 0-3 allo Schalke. Ancora Assifuà del Sion, che segna un gol e fornisce 3 assist nello 0-6 a Lugano. Christian Noboa, centrocampista del Rostov, che fornisce un assist e segna un gol determinando fortemente il 2-0 contro lo Spartak Mosca. Poi Suso del Genoa, che segna una tripletta nel 4-0 al Frosinone. Andon, il rumeno del Cordoba, che segna una tripletta nel 4-4 in casa del Gymnastic, nonostante l'inferiorità numerica. Ed infine Thorgan Hazard del Mönchengladbach, che segna una doppietta nel 5-0 all'Erta. Diamo un rapido sguardo alle riserve, dove vediamo Widmer, il terzino dell'Udinese, che fa impazzire la difesa del Napoli, procurandosi un rigore e fornendo un assist per il terzo gol di Terbon nel 3-1 ai partenopei. Poi abbiamo Nicola Sansone del Sassuolo, che segna un gol e fornisce 2 assist nell'1-3 in casa del Carpi. Adjidjage dello Sturm Graz, che segna un gol e fornisce 2 assist nell'1-3. Pablo de Blasis del Mainz, che segna una doppietta nel 4-2. E per finire Carlos Muñoz del Santiago Wanderers, che segna una tripletta e fornisce un assist nel 5-4 casalingo. Anche questa 30ª prediction è giunta al termine. Come sempre vi chiedo di scrivere qui sotto nei commenti, facendoci sapere se siete d'accordo con le scelte che abbiamo fatto e se avreste inserito qualcun altro. Se il video vi è piaciuto, piazzate un bel pollice in su e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Un saluto da Lepita e dal team di Foot Italia Channel.